Marina, intanto nome e cognome, la tua età, la tua professione. Allora, Marina Oneta, ho 53 anni e faccio l'infermiera. Il mio primo lavoro è fare l'infermiera, il mio secondo lavoro e passione è fare l'insegnante di yoga. Ho avuto la fortuna di partire già, essere già nel circuito, diciamo, delle palestre, delle associazioni, quindi ho avuto la possibilità di mettere in pratica quasi subito, quindi mi ha sorpreso che io già dopo un anno e mezzo di scuola ho ottenuto un corso in una scuola di danza e già c'era gente che diceva: "Caspita, ma che yoga avanzato!" Che fa ridere questa cosa, perché secondo me non esiste lo yoga avanzato, lo yoga per principianti, nel senso che esiste un percorso, una strada che tu fai e cerchi di comunicare agli altri, e questa è stata, e oltretutto ho riavuto questa conferma perché poi negli anni sono riuscita ad avere, adesso è 3 anni che ho un corso ben avanzato, portato ben avanti, e ancora c'è questa conferma che dice: "Caspita, ma tu fai uno yoga avanzato semplicemente perché metti quello che è lo yoga, quindi fai fare anche quello che è una purificazione respiratoria", cioè mi hanno anche detto: "Ah, caspita, fai fare anche la pulizia del naso, baionetti", quindi dice: "Caspita, fai delle cose", cioè, quando è l'ABC, diciamo, dello yoga, per cui insomma delle grosse soddisfazioni sicuramente rispetto all'insegnamento, e anche perché riesci a comunicare quello che è la tua passione, quello che hai imparato, quello che cerchi di mettere in pratica nella vita, anche perché io credo che appunto, come poi dice sempre Françoise, lo yoga non finisce mai nel tappetino, non è nel tappetino lo yoga, è nella vita, ed è proprio lì che bisogna metterlo in pratica. E quello che cerco di fare, che non è solamente quando ti svegli al mattino e ti fai la tua bella sequenzina, la tua bella purificazione, cioè io ho notato che proprio ho cercato di metterlo in tutta la mia vita, ma anche quando cammino per strada, anche quando cerco di mettere sempre quella consapevolezza che è difficilissimo avere, non dico che sia semplice, però insomma cerco di sforzarmi di metterlo in tutte le cose della vita, se no lo yoga non ha senso, secondo me. Non è pura ginnastica, quindi lo yoga è qualcosa di molto più profondo, e devo dire che Lefoa me l'ha insegnato sicuramente molto bene. Giovanna Tesio, ho 61 anni, ho insegnato inglese per molti anni e adesso insegno yoga. Da qualche anno insegno, tengo dei corsi, per allievi di gruppo e anche delle lezioni private. Ecco, partiamo allora da qui, Giovanna. Già insegni, da quanto tempo insegni yoga? È da quando ho cominciato a frequentare questa scuola, quindi diciamo che sono 2 anni. La scuola la frequento da 4, però l'iniziativa dell'insegnamento è venuta dopo, con un pochino più di coraggio e di stimolo anche da parte di Françoise durante i praticantati. E quindi diciamo che da un percorso personale sono passata anche a trasformare questa passione anche in un'attività molto piacevole in cui anch'io cresco. E, insomma, l'incontro con Roberto, sicuramente, che è stato il primo insegnante che ho contattato con Francesca, perché io François l'ho conosciuta dopo, l'ho conosciuta ai seminari, al primo seminario. E poi ecco, con François mi si è aperto un nuovo mondo nella pratica. E io ho cambiato tutto, cioè direi che la mia pratica yoga è iniziata lì veramente, perché prima sì, era uno yoga, ma era uno yoga vuoto che non aveva tutti questi dettagli, quindi è stata un'esperienza ed è un'esperienza perché sto proseguendo. Adesso ho deciso, nel frattempo ho maturato l'interesse per la rigenerazione posturale, quindi inizierò quest'estate. E quindi per me è proprio innanzitutto un piacere, una mia gioia fare tutte queste cose. E niente, quindi direi che io sono molto contenta di aver incontrato EFOA. Mi chiamo Tatiana Goteva, ho 46 anni, insegno yoga, pilates, danza e un po' di altre cose. Senti, come sei arrivata alla scuola EFOA?
Ma io sono arrivata in un modo molto carino, diciamo, perché dopo un po' di anni che facevo yoga, diversi stili, sai, viene quell'esigenza di avere una guida. Allora c'era, che c'è ancora adesso, Yoga Festival qui a Milano, e allora decisi di scegliere di andare a cercarmi un insegnante. A Fiuto sono andata a pagarmi 5 lezioni. La prima era quella di Françoise, non la conoscevo affatto. Allora dopo 20 minuti mi ricordo ancora, la lezione era su Pranayama, poi un argomento che è poco toccato nelle altre scuole, purtroppo. Oppure se è toccato viene interpretato in modo molto grossolano, secondo me mai sviscerato in questo modo. E diciamo che sono arrivata a pessime condizioni psicofisiche, io. Dolore ovunque, dopo 20 minuti di lezione, si chiamava la lezione La linfa della terra, me lo ricordo ancora. E mi stavano passando i dolori e ho cominciato a percepire questo prana e ho esclamato così. Dico, ma ho scoperto l'America, e François mi sorrise e dice, no, hai scoperto l'India. Allora lì ho deciso che devo scoprire questa India che mi ha fatto questo effetto. Mi sono detta, ma se questa donna in 20 minuti ha avuto su di me questo effetto, io voglio imparare come si fa. Però avevo già pagato altre 4 lezioni e quelle non volevo andare. Mi sono costretta di andare perché erano già pagate. E devo dire la verità che una di quelle 5 non me la ricordo neanche. Mi ricordo l'ultima che era l'opposto. Penso avrò fatto una stanga che era una cosa insostenibile. Eravamo un centinaio di persone, dopo 45 minuti siamo rimasti alla metà. E al punto di cadere, no? Al punto di svenire, mi venne in mente, e c'è proprio la vocina di Françoise, che avevo appena conosciuto, stringi il perineo, centrati, e non sono caduta. Allora lì è stata la conferma che la mia guida l'ho già trovata. E primo anno purtroppo mi sono ammalata, non ho potuto cominciare, praticamente lei la conosco da 8 anni che la seguivo, e poi seguo da 6, ed è andato tutto un crescere in tutti i sensi. Manuela Di Schiena, ho quasi 50 anni e lavoro in banca. Manuela, che ci fai alla scuola FOA a seguire yoga? Mi sono innamorata dello yoga 5 anni fa, iniziandolo più per salute su consiglio di un medico che per altro, e poi mi sono appassionata tantissimo fino al punto di farne quasi una ragione di vita. E però siccome ho frequentato diversi insegnanti, ma vedevo tante differenze e volevo saperne di più, dopo un approccio a livello di autodidatta ho deciso di iscrivermi a una scuola di formazione, anche perché nel mio futuro spero non ci sia solo il lavoro in banca, ecco, l'idea è quella. Come ti trovi qui alla scuola FOA? Benissimo, mi trovo molto bene con Francesca, poi l'anno scorso è stato per me il primo anno, ho conosciuto Roberto, ho conosciuto Françoise che adoro, e devo dire che ognuno di loro ha dato qualche cosa, dà qualche cosa in più ogni volta che lo seguo. Allora, sono Luisa Romeo, ho 52 anni e come professione posso dirti che sono naturopata. Ovviamente naturopata presso la scuola FOA. Ho conosciuto la scuola 8 anni fa, dove appunto iniziai il percorso di naturopatia, che sto seguendo tuttora, quindi sono all'ottavo anno volendo di naturopatia. E scelsi questa scuola, mi ricordo anch'io per caso, e sicuramente un pochettino indirizzata da mio marito, che l'anno prima si era già iscritto al corso di formazione di Qigong. E io, avendo un'associazione che appunto avevamo costituito circa 10 anni fa, mi ritrovavo all'interno di questa associazione a tenere semplicemente la contabilità e quindi ad avere rapporto con gli associati solo molto estremamente materiale. E avendo gli altri due soci, cioè mio marito e un'altra socia che invece insegnavano
Qigong e yoga, non capivo, cioè volevo anch'io avere un qualche cosa che si potesse avvicinare ovviamente anche allo scopo della nostra associazione. E guardando così tra i vari corsi di formazione venni catturata proprio dal corso di naturopatia, perché pensavo che potesse essere quello meglio nelle mie corde in quel momento. E da lì mi si aprì comunque un mondo, ovviamente anche completamente stravolgendo quello che era proprio la mia vita quotidiana. Tant'è che oltre al percorso di naturopatia mi appassionai anche ai corsi di massaggio, di trattamenti. Considera che avevo sempre ricevuto i massaggi, ma non avevo mai eseguito, non avevo mai toccato una persona, perché era una cosa che non pensavo che non mi potesse piacere. E invece proprio all'interno di un estivo di naturopatia feci il massaggio taoista dell'addome, e lì anche mi si aprì un altro mondo e quindi capì che in realtà, oltre ad avere la piacevolezza di riceverlo il massaggio, mi piaceva anche molto, insomma, eseguirlo. E quindi iniziai poi anche il percorso di massaggio ayurvedico, di shiatsu. E che dire, il mio mentore sicuramente è Roberto. Ho avuto sempre lui come insegnante di naturopatia. E è una persona veramente speciale, perché nonostante abbiamo anche a volte avuto degli scontri, ma sono sempre stati estremamente positivi. Alla fine ha sempre vinto lui, purtroppo devo dire, perché ha sempre avuto ragione in tutte le cose che mi ha sempre detto e che mi dice anche tuttora. Ma sicuramente questo è stato anche fonte proprio di accrescimento personale. Degli altri insegnanti, ovviamente, che ti posso dire, sia Francesca che Françoise, anche loro splendide. E Françoise, quando mi sono poi avvicinata allo yoga, lei l'avevo già conosciuta però per i corsi di rigenerazione posturale, e la vedo proprio posizionata su un livello che non è terreno, nel senso che quando parla dello yoga o comunque di quello che lei fa, è impossibile non essere catturati. La stessa cosa ovviamente anche di Francesca. Francesca è stata ovviamente la mia maestra anche di shiatsu, e quindi l'ho avuta anche a lezioni di naturopatia, ed è strabiliante perché fa veramente mille cose, nel senso che sa veramente anche lei tantissimo. Come d'altronde qui in scuole FOA uno ha la possibilità ovviamente di iniziare con un unico percorso, ma in realtà poi si avvicina sicuramente anche sugli altri corsi di formazione. Miriam Teresa Cividini, ho 31 anni e sono impiegata all'Università Statale di Milano. Senti Miriam, da quanto tempo fai yoga e come sei arrivata qui alle FOA? Allora, faccio yoga, nel senso che ho iniziato a fare yoga nel 2009, e così un po' per gioco. Mi è piaciuto, poi sono stata via un po' di anni, quindi ho saltato anche un paio d'anni di yoga, sono tornata e ho deciso di iscrivermi a yoga alle FOA 3 anni fa più o meno, sì, questo è il terzo anno, quindi sì. E ho deciso un po' per curiosità, perché comunque mi era piaciuto quello che avevo fatto con la professoressa che avevo incontrato nel 2009. Ho detto, approfondiamo questa filosofia che mi interessava, insomma, quindi così, un po' per curiosità e basta. Poi invece ho continuato perché mi è piaciuto anche il modo di insegnare delle FOA, quindi ho continuato.